sono di ETS, siamo una software house di circa 130 persone basata a Milano e sviluppiamo soluzioni in diversi ambiti, in capital markets, quindi ambito finanziario, catena del credito, pagamenti, portali web. Abbiamo una clientela abbastanza vasta e istituzionale e usiamo diverse tipologie di tecnologie, tecnologie distribuite, tecnologie real time, big data, analytics, sicuramente UX e UI, visto che facciamo web portals. E abbiamo in particolare un'area R&D che è partecipata da circa il 20% dei nostri sviluppatori. Il focus di oggi è sul della farm low latency high performance, che è la mia farm. E il topic è questo. Ultimamente c'è una domanda che sta crescendo molto per fast data processing, per throughput particolarmente alti, latenze basse, e questo ha un impatto abbastanza forte sui costi dell'hardware e in ultima analisi anche sul consumo energetico e sulle emissioni di CO2. Quindi investigheremo un caso e guarderemo alle relazioni che ci sono tra le latenze, i throughput e il consumo energetico. Il caso da cui partiamo, di cui appunto in ATS ci occupiamo abbastanza, è il trading finanziario, che ha dei requirements abbastanza stringenti. Sono necessarie latenze minime, abbondantemente sotto il millisecondo, su dei throughput particolarmente alti, quindi anche molto superiori a 100.000 messaggi al secondo. È necessaria una scalabilità a livello di core molto alta ed un utilizzo di risorse molto basse. Questo in particolare dovuto al fatto che l'hardware su cui gira questi software deve anche stare in prossimità con i mercati finanziari, quindi non posso prendere delle macchine in cloud per fare questo mestiere, ma le devo mettere dove sono i mercati finanziari, per esempio in borsa italiana. Alcuni di questi sono dei requirement HPC, diciamo, le latenze molto basse e i throughput molto alti e anche la scalabilità a livello di core. Altri possono essere definiti dei requirement di tipo green, sicuramente il consumo di risorse, che non è solo una questione economica. Anche la scalabilità a core level ha un impatto, diciamo, green, nel senso che tende ad ottimizzare l'utilizzo dell'hardware. Ci sono però una serie di altri casi, al mondo che possono avere questo tipo di requirements. Ogni qualvolta, la computazione deve essere veloce o real time, poi vedremo che cosa vuol dire real time nello specifico. Tutte le volte che la computazione deve essere eseguita su dei device particolarmente piccoli, e tutte le volte in cui le grandi infrastrutture, come l'infrastruttura big data che conosciamo, per qualche ragione non ce le si può permettere, tutte le volte che il consumo energetico è importante, che nel mondo di oggi dovremmo dire che è sempre importante. Questi casi possono essere l'IoT, possono essere la robotica, l'automation, le telecomunicazioni e diversi altri. Andiamo innanzitutto a definire cosa sono i throughput e le latenze? Possiamo prendere delle immagini della fluidodinamica e pensare al throughput un po' come alla portata e alla latenza come qualcosa che è inversamente proporzionale alla velocità. Come nella fluidodinamica, il prodotto tra throughput e la latenza produce, non può crescere indefinitamente perché produce della pressione, che può essere intuitivamente associata al consumo di risorse. E come per i tubi, se io ho una pressione eccessiva, questo produce delle rotture, dei crash. Il problema, nostro è come ottenere contemporaneamente dei throughput alti e delle latenze basse, perché ci sono dei comportamenti e delle pratiche che portano ad avere dei throughput alti, altri comportamenti che sono dei killer per i throughput. La stessa cosa per le basse latenze, ci sono dei comportamenti che sono dei killer e altri che le abilitano. Il problema è che esiste un conflitto, nel senso che ciò che abilita i throughput alti tendenzialmente è un killer per la latenza, in particolare il message passing. Ora, per fare basse latenze, idealmente si potrebbe implementare tutto su un single thread, usare un singolo core, e questo evita il problema del message passing. In realtà, però, nel mondo reale questo non è possibile perché, soprattutto per fare applicazioni, che siano minimamente scalabili, minimamente manutenibili e che non siano delle POC, noi dobbiamo strutturare il nostro codice usando thread, agent, actors, qualsiasi modello che possa, come dire, permetterci di scalare e fare un design discreto. Ci sono dei linguaggi ad alto livello, dei framework, per esempio H, che molti conoscono, che forniscono delle astrazioni di questo tipo. Quindi, insomma, il nostro problema è come conciliare questo tipo di design, che è sostanzialmente essenziale, con i requisiti di low latency, che sono invece essenziali per certi tipi di use case.
Allora, esistono, il problema avete capito che risiede nel message passing ed esistono diversi modelli di message passing, in particolare due, quello del batching che è un killer per le latenze per cui, o micro batching per cui non ne parliamo neanche in questo momento. E poi esiste un approccio event driven che sicuramente porta ad avere delle latenze più basse. In un approccio event driven ci sono due momenti, quello dell'accodamento degli eventi che è un'attività particolare, qui andiamo abbastanza sul basso livello, quindi sull'implementazione di una infrastruttura di message passing, quindi come è fatto all'interno un framework di message passing. L'aspetto dell'enqueuing è relativamente semplice perché è triggerato in maniera sincrona dal produttore del messaggio e se usiamo delle code lock free è abbastanza il comportamento e la latenza sono abbastanza predicibili. Dall'altro lato invece il dequeue degli eventi è decisamente più complesso perché deve essere triggerato in maniera asincrona rispetto al produttore del messaggio e si può ottenere con diverse tecniche. Alcune di queste tecniche sono il real-time polling, che va benissimo per le latenze ma è pessimo per il consumo di risorse. Si può adottare una tecnica di sleep polling che è ottima per le risorse ma è pessima per le latenze. Si possono usare dei mutex che sono ottimi per le risorse e non così ottimi per le latenze. Vediamo brevissimamente che cosa vogliono dire. Real-time polling si implementa molto semplicemente con un ciclo stretto e può arrivare ad avere una latenza predittibile se le code che usiamo sono lock-free, se il dequeuing è effettuato in maniera bound a uno specifico core attraverso le tecniche di core affinity e ovviamente se il throughput è più basso di quello limite del core. I contro sono che i cicli stretti consumano il 100% di CPU, non fino al 100%, ma esattamente al 100% di CPU, e sono difficili da scalare e da controllare. Un altro approccio è quello del polling tramite sleep, che è estremamente comune, sicuramente fornisce un consumo di risorse molto molto basso, può essere efficiente come il micro batching. Il problema è che la latenza è impredicibile nel momento in cui faccio lo sleep. Qui nell'esempio c'è uno sleep di un millisecondo, se io volessi aumentare la risoluzione di questo ciclo e portarla a un microsecondo, che magari è quello che mi serve, in realtà non posso perché è il sistema l'implementazione delle sleep del kernel sui sistemi operativi hanno una risoluzione che in realtà non è così buona. Su Linux per esempio si va attorno ai 50 microsecondi, non parliamo di Windows dove la risoluzione delle sleep sono attorno al millisecondo. Un terzo modo un po' più complesso è quello di usare dei mutex che forniscono un consumo di risorse ottimo, simile a quello dello sleep polling, però con una latenza migliore. Il contro è che per fare questo tipo di implementazioni io devo usare un mutex anche nella fase di enqueue e questo ha due side effect. Il primo è che i mutex e la risoluzione del wait, anche se è migliore di quella delle sleep, comunque non è perfetta. L'altro aspetto è che dover fare un lock su mutex anche nella fase di enqueue aumenta ulteriormente le latenze, ma soprattutto non mi permette di usare delle code lock free, che invece sono il modo migliore per fare del message passing efficace. Vediamo la relazione tra l'utilizzo di CPU e il consumo energetico. A sinistra vedete, allora, questi sono due chart dello stesso test case con circa 100.000 messaggi al secondo. A sinistra vedete la CPU, a destra vedete il consumo energetico. Abbiamo un real-time polling in verde, uno sleep polling e un mutex wake-up. Come vedete il real-time polling consuma il 100% di CPU, mentre gli altri casi, lasciate stare il caso rosso, si attestano entro il 10%, quindi c'è un rapporto di 1 a 10 tra queste due tecniche di message passing. Per la power consumption anche lì la situazione è drammaticamente diversa, non c'è un rapporto di 1 a 10 ma c'è un rapporto dell'ordine del 50% in più per il real time polling. Ma allora, come possiamo definire l'utilizzo di CPU, quel 100%? È un indicatore della potenza computazionale disponibile piuttosto che utilizzata. Mentre la power consumption è letteralmente l'energia che consumo, la potenza istantanea che consumo, che qua stiamo guardando, che è espressa in watt. E ha due effetti collaterali. Uno è il consumo fisico delle CPU e dei core, che letteralmente si bruciano se io tengo il 100% di CPU per dei giorni. In settimane o in mesi io posso bruciare una CPU. Dall'altro lato consumo energia, produco CO2, quindi questo ha un impatto ambientale su delle scale elevate. Pensate ad esempio a quello che si fa per fare il mining dei bitcoin, si mettono in fila delle batterie di macchinette che fanno hashing per tutto il tempo, effettivamente consumano un sacco di energia,
tanta che può essere avere un impatto negativo sui guadagni che tu hai, e quindi questa è la realtà. Un effetto interessante è che nei casi di sleep e utilizzo dei mutex, la CPU abbassa la frequenza di clock, quindi può arrivare a spegnere dei core o a spegnere delle parti di core proprio fisicamente. E questo abbassamento del clock porta da una parte ad abbassare la potenza computazionale, e però a fronte di una minore potenza computazionale disponibile cresce l'indicazione dell'utilizzo di CPU. E questa è la ragione per cui a sinistra vedete la CPU, che è lo stesso caso, lo stesso test, la CPU che si attesta fissa al 100%, mentre la potenza computazionale, il consumo di energia invece oscilla poco, ma si vede un'oscillazione. Un altro aspetto è che i mutex fondamentalmente mettono un core in una modalità a basso consumo, che però richiede del tempo per essere risvegliata. I mutex sono delle feature di sistema operativo, quindi vuol dire che dipende dal kernel decidere quando svegliare un thread che è in attesa di un mutex, e quindi sostanzialmente l'impatto di latenza è in mano al sistema operativo. I Power Governor, diverse distribuzioni di sistemi operativi, praticamente tutti Linux, dispongono di un settaggio che è quello del Power Governor, che può, due parametri abbastanza standard su quasi tutte le distro sono il performance e on demand. E vedete che l'impatto di utilizzare dei Power Governor, quindi degli scheduler per i weight sulle mutex differenti, sono veramente grossi. In alto vedete un chart di latenza per diversi message rate, guardate l'ultimo, 100.000 messaggi al secondo, e vedete che in performance io ho un vantaggio del 30%, che è estremamente rilevante in termini di latenza, però vedete sotto che quel 30% mi costa il 100% in più di utilizzo di risorse. E, quindi il problema sostanzialmente che capiamo è che migliore è una soluzione relativamente ai requirement di latenza, peggiore è per il consumo energetico. Quindi che cosa possiamo fare? Qua sono riassunte alcune leggi, tra virgolette, che riassumono il comportamento della latenza. In particolare, se guardate la prima, la latenza è il tempo computazionale sommato all'overhead di message passing. C'è un'aspettativa qui di una latenza costante per tutti i throughput fino al livello massimo della CPU, e questo è vero per sistemi molto semplici, però nel mondo reale, che è fatto di design complessi dove si usano molti core che sono basati su modelli di threading, Actor, agenti, quello che vogliamo, in realtà è falso. E il side effect più evidente è questo: che il message passing overhead non cresce col throughput, ma in realtà diminuisce col throughput. Qui a destra vedete dei numeri che non sono veri, poi vi farò vedere dei numeri veri, però che dimostrano l'andamento. A 10 messaggi al secondo ho 20, a 100, a 1000 anche, poi passo a 10.000 e il message passing overhead scende a 10 microsecondi e poi resta in realtà costante. Questo è un effetto di quello che dicevamo prima, del fatto che le CPU mettono i core a dormire se sono in sleep per troppo tempo, ma quando parliamo di troppo tempo parliamo di microsecondi, non di millisecondi o secondi. Quindi quello che vogliamo fare è cercare di prendere due piccioni con una fava, come si dice, e avere sia reattività che bassi consumi energetici. Per fare questa cosa abbiamo definito una metrica, che è l'efficienza normalizzata, che è il rapporto tra il throughput e il consumo energetico. Qui a sinistra vedete tre approcci possibili, tre implementazioni possibili di message passing e la relativa efficienza energetica: in alto a rate molto bassi, 10 messaggi al secondo, e in basso a rate molto alti, 100.000 messaggi al secondo. Come vedete, ci sono alcune tecniche che hanno dei risultati buoni di efficienza a rate molto alti e non così buoni a rate bassi. Ce n'è però una in particolare che ha un'efficienza energetica ottimale, comunque la migliore, sia a rate alti che a rate bassi. E questo è stato il soggetto principale di un progetto di ricerca che abbiamo portato avanti assieme all'Università di Pisa, e che al termine del quale è stato pubblicato un paper che potete vedere qua. Non so se le slide, penso che le slide saranno disponibili al termine dell'evento. Ora, perdonatemi, ma io pensavo di dover fare questa presentazione in inglese, per cui ho usato una metafora, due piccioni con una fava, e qui insistiamo. Quindi i pilastri, i punti fondamentali di questa fava sono innanzitutto l'utilizzo di cicli di polling stretti su code lock-free per avere la migliore reattività con i throughput assi. In secondo luogo, l'utilizzo di mutex oltre ai cicli stretti di polling, quindi dopo cicli stretti di polling, e il
Terzo punto è il fatto di fare delle wait corte sui mutex all'interno di un ciclo. Questo proprio per evitare il fatto che le CPU, i core, si addormentino eccessivamente e riducano la reattività. Questa cosa porta alla necessità di effettuare soluzione per soluzione, quindi quando si va in produzione con questi software, a effettuare del fine tuning che dipende dall'hardware, dipende dai reti che si vanno effettivamente a utilizzare, ed è un'attività letteralmente di fine tuning. Questo qua è un esempio, qui stiamo andando a cercare il valore ottimale della durata delle wait, e vedete che c'è una, dove c'è la freccia, questa è una scala logaritmica, vedete che c'è un valore, un range di valori particolari dove la latenza si abbassa in maniera abbastanza drammatica, mentre per altri lavori, quindi andare a trovare questi valori è un'attività di fine tuning abbastanza importante. Dopodiché abbiamo dovuto scegliere un linguaggio per fare questa implementazione, e le caratteristiche fondamentali abbiamo a disposizione, diciamo che conosciamo e sappiamo usare o potremmo usare diversi linguaggi. Quello che ci serve è un linguaggio di sistema, in modo da poter avere il controllo più fine possibile sulle CPU. I linguaggi di sistema sono ovviamente linguaggi basati su C, ma anche Go per esempio, o anche Rust. Un linguaggio che fornisca dei paradigmi funzionali efficaci in modo da avere il design più chiaro possibile. Abbiamo imparato prima, in un talk di prima, che la programmazione funzionale non è relativa al linguaggio, però in realtà ci sono dei linguaggi che facilitano l'adozione di paradigmi funzionali. Questi linguaggi sono sicuramente Scala, Rust anche, e sicuramente non il C, ma il Modern C++, C++1720, supporta benissimo dei paradigmi funzionali. C'è, diciamo, la stessa differenza, se qualcuno volesse imparare il Modern C++ partendo dal C, c'è all'incirca la stessa differenza che può esserci tra Java e Scala, per intendersi. Poi abbiamo bisogno di un linguaggio fortemente tipizzato e che permetta generi programmi piuttosto spinto, in modo da spostare la maggior parte dell'effort computazionale dal runtime al compile time. Questi tipi di linguaggi sono Scala di nuovo, Rust, che è un linguaggio molto moderno, poco conosciuto e che sta crescendo, anche se adesso l'adoption è abbastanza minima, e di nuovo Modern C++. Serve poi un linguaggio che abbia una gestione della memoria safe, però molto granulare. Questi linguaggi sono sicuramente non il C, che per definizione, o il C++, che sono per definizione linguaggi unsafe. Java è assolutamente safe, però per via dei garbage collector non è particolarmente granulare, allo stesso modo Scala o Go. Invece Modern C++ fornisce un modello di gestione della memoria attraverso le move semantics che è assolutamente safe ed è estremamente granulare ed è simile a quello di Rust. Infine, quindi per queste ragioni la nostra scelta è attualmente caduta sul Modern C++. Però non si vive di solo codice, bisogna anche scegliere un modello, e abbiamo scelto Actor Model sostanzialmente per via dell'isolation che rende il design estremamente più chiaro, delle mailbox che sono un'astrazione molto potente per il message passing, che è il core della nostra attività. E abbiamo trovato un framework molto interessante, direi che il framework Actor Model più moderno che ci sia in giro in questo momento, si chiama CAF, C++ Actor Framework, che è molto performante, ha un design funzionale, è molto orientato al genere programming, ha una community che ha una qualità estremamente alta, basata, è originario dell'Università di Amburgo, Università di Scienze di Amburgo. Però appunto non si vive neanche di solo modelli, e bisogna anche deployare le cose, quindi questi qua sono gli stack tecnologici che abbiamo a disposizione in ATS, nel senso per i quali ci sono delle competenze e sui quali sono implementati dei progetti o dei prodotti. In questo caso abbiamo lavorato, dicevamo, su C++, CAF e a un altro paio di tecnologie, Protocol Buffer, e RocksDB, che è un database particolarmente orientato alle performance in write, quindi alle performance delle transazioni in write. Questo serve per fare persistenza, la maggior parte dei database tendono ad ottimizzare le performance in read. Poi però dobbiamo anche fare del monitoraggio, e per fare del monitoraggio usiamo delle tecnologie come InfluxDB, Elastic per i log, Grafana per le visualizzazioni e anche altre. Dobbiamo fare del deploy, quindi ci servono tecniche di containerizzazione, utilizziamo Docker, e questo non è banale, perché fare low latency usando dei sistemi di virtualizzazione non è affatto banale, però è possibile, e poi usiamo dei tool, GitLab e altre cose per la continuous integration.
Abbiamo impacchettato tutto questo in un framework che fornisce diverse funzionalità, in particolare la structural reflection in C++, che è qualcosa che non esiste là fuori, non esiste nella standard library ed è un'implementazione di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Collection di metriche integrate che hanno bassissimo impatto sulle performance, anche questo è un aspetto molto importante, e ovviamente tutte le implementazioni necessarie a minimizzare il message passing, e questi sono i risultati reali. Vedete che il message passing per actor si attesta tra i 2 microsecondi su message rate molto bassi o altrimenti attorno al microsecondo, e poi tutta un'altra serie di feature. Quello che abbiamo ottenuto, quindi in concreto, questo è uno use case di produzione e della gestione di informativa finanziaria, quindi prezzi che arrivano da un mercato finanziario, e quello che vedete sta girando su una macchina, su un singolo server, anche abbastanza datato, sono 24 core, 2,4 GHz, e i KPI sono questi: un throughput in ingresso dell'ordine di 1 MB al secondo compresso, in realtà sono 10 MB di dati al secondo, un throughput in uscita dell'ordine dei 25-50.000 messaggi al secondo, una latenza media dell'ordine dei 100 microsecondi, e tutto questo con un consumo di CPU inferiore al 5%, la media è attorno a minore del 3% in realtà. Quindi questo vuol dire che un sistema di questo tipo è in grado di scalare davvero molto in termini di throughput e in termini anche di numero di strumenti. E questo è tutto, se avete qualche curiosità passate a trovarci al nostro stand, e vi ringrazio.